celebrato anche a Macerata il 170° anniversario della Polizia di Stato, attraverso una cerimonia nella caserma Pasquale Paola di Via dei Veleni. Alla presenza del questore Vincenzo Trombadore, del prefetto Flavio Ferdani, dell'autorità del territorio e dei vertici delle forze dell'ordine provinciali. È un bel momento anche di risposta a un momento di relazione esterna, no? E quindi la polizia è nota per tutta quell'attività, però è giusto che sia testimone appunto nei confronti di tutta la collettività, sempre insieme, come ho detto io, di polizia e di cittadini. È un territorio di persone molto zelanti, molto operose, che hanno autorità a richiedere sicurezza pubblica, e che noi tutte le forze dell'ordine mi sento di dire che assicuriamo con una forte senso di squadra e di appartenenza. Una piena sintonia con e un riconoscimento all'attività importante che fanno le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Garantire sicurezza a tutti i cittadini è un obiettivo assolutamente fondamentale e importante, quindi era giusto oggi formalizzare e riconoscere questo, diciamo, questa attività che viene svolta in modo quotidiano a tutela di tutti i nostri cittadini. Durante la cerimonia, alle letture dei messaggi augurali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia di Stato, ha seguito il messaggio del Questore, il quale ha espresso parole di gratitudine nei confronti delle istituzioni e delle forze dell'ordine del territorio, nonché degli uomini e delle donne della polizia. Premiato infine il personale di polizia distinto nelle operazioni di maggior rilievo e i bambini vincitori del progetto Pretendiamo Legalità. Ritualmente, per ogni anniversario, ecco, della fondazione della polizia, ci sono questi momenti, questi ricordi appunto di attività particolari delle nostre poliziotte e dei nostri appartenenti, che si sono distinti in situazioni che hanno poi sono state oggetto di analisi, di approfondimento appunto e di esame per la concessione di benemerenze e lodi e encomi. Non si fa mai nulla da sole, si fa tutto con una squadra che deve essere sempre più compatta, dove ognuno ha delle responsabilità, ma tutti devono stare tutti insieme per la stessa squadra, con lo stesso obiettivo condiviso.